Oh, giocizio si tiene. Stasera, come vi ho anticipato prima, non sarò da solo. Ma ragazzi, se anzi, vi dico già che se stasera andrà bene, addio worry per le live, perché avremo, e abbiamo da stasera, una nuova spalla, ragazzi. Abbiamo con noi Airfryce. Allora, ragazzi, andiamoci a vedere sto video che sarebbe Agree or Disagree, però con delle ragazze plus size. Allora, prima che rispondano tutte loro, Fryce, risponderemo anche io e Prima, te. ok. Sì. Una fila Ma... per uno, non per due. Allora, bro, non ho ancora iniziato il video, eh. Non ho ancora iniziato il video, bro, dai. Sono offeso dalla parola grasso. Ma io ti dico meno 3. Se ti offendi una parola e non ti offende il fatto che tra 5 anni morirai di arresto cardiaco, penso che sia un grosso problema. Io ti dirò, voglio essere un po' più politically correct, e ti dico meno 2, cioè dipende secondo me tanto dal contesto, perché molte persone lo usano in modo offensivo, quindi in un contesto offensivo ci sta che rimani offeso. Oh, Oh, però ci sto per provando. andare strongly disagree proprio corrono, eh. Corrono. I want to take that word back and make it a positive thing. Like, oh, someone called me fat. Yes, I am. You know what I mean? Just like. No, Ok. no, 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 ma perché? A lot of words that should offend me don't. I think it's because I'm just kind of like, I don't even need the word to know your intention. So I Exactly. know your intention, and if you're using it to like hurt me, I don't care what word you use, I care that you wanted to hurt me. E qua, ok, ancora lo posso capire. Però non posso capire il perché ha messo meno 3. Bing plus size is a choice. Non ti dico più 3, ma ti dico più 2. Perché non tanto Bing plus size is a choice, ma rimanerci plus size is a Esatto. Hai letto nel choice. pensiero. Tu qua cosa avresti messo? Io pure avrei messo più due perché, allora, per quanto riguarda il plus size, no, però per quanto riguarda per esempio l'obesità, è una malattia che porta a patologie, ma è soprattutto una malattia mentale. Non è una scelta entrarci, però a un certo punto ci sono dei percorsi sia a livello medico Esatto. sia a livello poi appunto psicologico per uscire da queste condizioni. Bling pass size is a choice. Tutti quanti strongly disagree, due persone in disagree e una somewhat agree. People do like try to be plus size. Like there's like lots of people in the gay community that are called like eaters and feeders. So people do try to be bigger, but I mean, I don't think it's necessarily a Sta cosa choice. non la sapevo. Bro, sta cosa non la sapevo manco Non la io. sapevo, te giuro, sono rimasto Bro, e non la sconvolto. volevo sapere. Cosa vuol dire che No. nella community gay ci sono delle persone che mangiano apposta che si chiamano mangiatori per diventare obesi? Potevano essere di qualsiasi comune. No, no, no. Ora andiamo avanti, No. andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. I lost 60 pounds in 6 months. Everyone was so happy for me. I hated myself. Prima persona che sento che è dimagrita che dice non mi piacevo Sì, da è vero, dimagrita. è la prima È la prima, non ho volta. mai sentita sta roba. They don't take into account people who have a disease. They don't take into account people who work out and their body is just built that way. All of Ma... these Bro! other. Vero, ma non è vero, porca puttana. Al massimo ci puoi essere costruita in quel modo, nel senso che c'hai magari il bacino largo, le spalle larghe, ma no che sei obeso, ma porca puttana, veramente. Io non ho parole. Vabbè, questo è sicuro. Questo è sicuro. Vabbè, questo sì, però posso Succede a dire una. tutti. Esatto. Succede a tutti, esatto, che sei secco, che sei magro, che sei grasso, che sei in forma, che non sei in forma. Ci sarà sempre qualcuno migliore di te e sempre qualcuno che ti additerà in qualche modo. Ci sta, vabbè. Ma il fatto che veniate criticati così tanto non vi fa venire quello stimolo? Perché allora ci sono persone che reagiscono agli stimoli in un modo e persone che reagiscono in uno stimolo in un altro. Esatto, su questo ti Però... dico che io non ho cominciato palestra perché c'è stava gente che mi diceva stai benissimo così. Io ho cominciato palestra perché cioè, mi hanno fatto sentire una merda dal punto di vista fisico, capito? Quindi è quel momento, il momento che ti fa scattare e che ti dice ok, devo cambiare qualcosa perché non sto bene con me stesso, perché non è una cosa salutare. When I first went back to Korea, which is like the country of my parents, and like it was amazing for me. No, vabbè, allora ti posso dire che sentire loro che si lamentano che... mi hanno chiamato grasso, mi hanno chiamato secca e balena.
Non è vero. Mi hanno chiamato balene, balena, non mi interessa. Quindi andiamo avanti. Oh, bella questa, bella, mi piace, mi piace. If I like was to keep dancing and keep going to the gym and all this and then I just like happened to lose weight, like I'd also be like, cool. Cioè, non vogliono fare gare. Oh, fratello, l'abbiamo detto. Sì, sì. L'abbiamo detto. I want to be here because this is like the work that I do. Ah, perché fratello, questi sono mi sa sono plus size model, quindi fanno Ah, ok. Ok, io che sono model. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Because there's privileges when you're smaller. So it's like it's natural. Perché ci sono privilegi quando sei magro. Ah, sì, sì, no, io all'inizio del mese arrivo a dare l'idea alle poste, fratello, i privilegi da magro. Mm-hmm. Io invece quando salgo le scale non ho più il fiatone. O... oppure quando mi faccio la doccia riesco a vedere cosa insapono al cazzo e cosa non insapono. Ecco, ma io voglio sapere, quali sono. Io voglio sapere quali sono. Io ti posso, giuro, io ti posso dire più uno. Le persone magre hanno più privilegi delle persone grasse, secondo me. Se più si uno... parla dal punto di vista estetico. Estetico, sì, sì, è... sì. Ma io... non è una cosa legata al fatto di essere magro, ma al fatto di essere belli. Perché essere più magri, cioè 22 persone, una grassa e una magra, sarà ritenuta più bella la persona magra. Stai dicendo che le persone grasse sono brutte? A parità di estetica, una persona con più chili, non è che 2 chili in più fai schifo, 2 chili in meno sei bro, bellissimo. Bro, io ti ho fatto una domanda e aspetto un sì o un no. Se... le persone grasse sono brutte. Obese, sì. Grasse dipende quanto, fratello. Bro, pure loro. Oh! Oh, oh! Oh, no! Ah, perché ho sbagliato strada. Since I am a dancer, it is ha già fatto 30 metri, no, 3 metri di più a camminare. I go to audition, and literally if you go to a concert and see an artist, you will like never see someone that looks like me dancing back up for like Chris Brown. No, allora, no, aspetta un attimo, signorina. Ma no, perché no, mori di infarto se fai, vabbè. No, ma è vero, minchia, non hai il fisico per ballare come una che c'è il fisico allenato. So what kept you though from on the strongly agree? I don't really know. Mamma mia, accoltellate tutti, ve lo giuro. Lancerei, no, prenderei veramente un cestello di donuts, li lancerei. Uno dalla parte più lontana dove sono loro e li vedo tutti quanti correre verso quel donuts. Appena arrivano là e soltanto uno di loro lo mangerà. Ne tiro un altro dall'altra parte della stanza e rivederli correre tutti. The world is created with smaller bodies. When you go on an airplane, when you go to the movie theater. Ma se, scusa, se fanno gli aerei per le persone come voi, ci stanno 12 posti e non fanno i sordi, porca puttana. Grazie che fanno gli aerei per le persone, anche perché normopeso, una persona normale dovrebbe essere di quella stazza. Cioè, veramente, non la capisco sta cosa. Grazie al cazzo che fanno anche perché, diciamo anche che l'obesità, come l'anoressia, è aumentata drasticamente col capitalismo e soprattutto con la nascita dei fast food e quello che vuoi. Quando c'erano già gli aerei di linea, le persone obese erano molte meno. Cioè, l'obesità è drasticamente aumentata negli ultimi anni. Quando sono nati gli aerei di linea, esempio gli aerei di linea, ma poi qualsiasi altra cosa, i posti a teatro, al cinema, sono stati fatti per le persone normali. Quindi mi stai dicendo che guardando lui lo guardi e dici che lui non è normale? A livello di statura, no. Non è conforme alla normalità. Non significa che è sbagliato, cioè è sbagliato o se deve ammazzare. Cioè non è che... sei veramente, non è... Posso dirti che sei veramente una persona disgustosa. I love my body. Io adesso, che sono nella mia condizione estetica migliore mai ottenuta, vi direi più uno. I love my body, but it took a lot of time to get there. Ma non fai, guarda, non fai tristezza e piangere nessuno, signorina, veramente. Cioè, non è che adesso dici, in realtà io adesso amo il mio corpo, però ce n'è voluto tanto prima che l'amassi, tanto quanti gli insulti che ho ricevuto e tutte le battaglie che ho dovuto affrontare. Oh! Smettila di mangiare 12 cheeseburger, mangiane 11, arriverai al giorno in cui ne mangi 3 al giorno di cheeseburger e riuscirai a dimagrire. Fanno tutti i giri del mondo tranne mangiare meno o allenarsi, perché basta quello. Sì, vediamo come lo giustificano. And I was like,
Ma che cazzo ridi te, coglione? What spacco did I il like muso. About myself today? And I learned how to just love every little Zuka. Who is going there. Zitta. Mm-hmm. Far, it's sabotage. Ok, sentiamo questo. I don't, it's okay if you don't love your body. It's okay if you're not obsessed with it. Just be kind to yourself. And that's good enough. Tu puoi essere gentile col tuo corpo, ma il tuo corpo non sarà gentile con te, perché quando arriva l'infarto arriva, non succede, non ti salva nessuno. Ho male il braccio sinistro. Minchia, se fanno un salto, zio, terremoto in Turchia parte 2. Sto video mi ha fatto veramente innervosire parecchio e chiedo scusa di avervelo fatto vedere. Se volete vedere me e Fries che insultiamo altri ciccioni, vi aspettiamo su Twitch.